Ciao ragazzi, ben ritrovati all'Inter di Football qui a cercare di creare il calcio interstellare per voi. Oggi, mercoledì, dopo un paio di episodi altalenanti con l'Inter che prima prende un'imbarcata clamorosa, poi si riprende nei due episodi successivi con effettivamente un paio di partite decise. Una un po' inspiegabile con l'avversario che ha perso la testa dopo semplicemente un gol, la seconda invece una partita dominata in lungo e in largo. Inter ha 56 punti dalla prima divisione, che potrebbero essere due come tre vittorie di fila. Qui abbiamo Galatasaray intanto come avversario, una prima divisione che sarebbe conquistata per l'ennesima volta, forse questa una delle più difficili probabilmente come scalata. Marcus Thuram in formissima, in panchina anche il Nino Sanchez che brilla. Sì, come frattesi, ma io mi faccio togliere Ciala. Beh, ragazzi, dai, bisogna farlo. Anche Ciala ha bisogno di riposare. La difesa proprio vola. Difesa veramente volante. C'è anche Cuadrado, ma Dumfries sta benissimo. Vediamo il nostro avversario che gioca con un 4-2-4. Attaccanti velocissimi. Io mi tengo De Vrij che sta in forma, anche perché Darmian semplicemente non è in forma. Vinicius Junior, Maradona. Questi saranno i target per le nostre marcature strette. E in avanti l'attacco atipico Sanchez Turam. Benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. È il Galatasaray a battere il calcio d'inizio. Uno, due con Dumfries, però perfettamente in controllo in questo caso. Barella che... Un po' di confusione alla fine, Barella che prova a lanciare direttamente Marcus Thuram. Bello l'inserimento di Frattesi. Palla al piede, Frattesi può andare. Dall'altro lato sta arrivando Sanchez che sbaglia clamorosamente. Un colpo di testa praticamente a porta vuota. Subito grandi azioni dell'Inter con un Frattesi molto ispirato. Bravo Sanchez a cercare Mkhitaryan. Il cross in avanti. Si poteva fare molto meglio considerando tutto il tempo che c'era. Poi Given, se non sbaglio, in avanti. Allora Dumfries che anticipa molto bene. C'è Frattesi a cercare Ligno Sanchez. L'1-2 con Mkhitaryan. È perfetto. Sanchez in aria. La grandissima parata ancora del portiere. No, raga, questo è fallo. Questo è fallo di Kimmich che va direttamente su Mkhitaryan, che va a rubarsi questo calcio di rigore. Purtroppo, però, non c'è il nostro rigorista principale. Ragazzi, sarà molto più complicata senza Ciala. È proprio Sanchez quello che è più pronto a tirarlo. E il portiere non si muove, in realtà è Neuer. Rigore parato, quindi fallisce. Partito malissimo il nostro Nino Sanchez. Prima con un gol facile facile sbagliato e poi con il rigore sbagliato. Male male per il Nino Sanchez questa partenza. E erroraccio con Mbappé. Maradona che fa un grande gioco in dribbling, poi che palla resta lì, ancora De Vrij a spazzare in qualche modo. Di nuovo la palla per Kimmich sulla destra, in avanti. 1-2 che funziona. Cross al centro, Di Marco. E allora poi Frattesi per un attimo pensa a spazzare, poi decide che è meglio controllare questa palla. Sanchez.
Con Michi che fa salire Dumfries sulla destra. L'1-2 ancora, cercare Marcus Thuram. Indietro per Michi. Molto elaborata questa partita dell'Inter. Questa azione dell'Inter. Poi ancora Dumfries. Cross al centro. Sta arrivando Frattesi che non riesce a calciare, ragazzi. Che peccato. Altra azione ben ragionata. Ah, l'Inter che prima di buttare via il pallone ci ha pensato e come. Poi Pavara, perfetto in questa chiusura. Il lancio in avanti direttamente per Marcus Thuram. Appoggio al Nino. Il tacco per Michi. Di nuovo in aria. Sanchez ancora. Una gran parata di Neuer. Mamma mia. Forse con un fallo, forse no. Bravissimo Barella, che fa ripartire di nuovo Frattesi. Sul lungolinea si propone Marcus Thuram. Il cross è brutto brutto qui. Ha provato Marcus Thuram a cercare il secondo palo. C'era Michi. Faceva lo stesso lavoro ovviamente di Çalhanoğlu, ma non proprio preciso il cross di Marcus Thuram, che in realtà nasce ala, quindi forse il piedino educato per fare un cross del genere ce lo avrebbe. Non era neanche versato in verità, quindi forse ci si aspettava effettivamente un pochino in più da Marcus Thuram. Hernandez, Vinicius Junior. Bellingham, Vinicius Junior. Tutto di prima alla fine riesce ad andare in grada sala centralmente. Gioca molto su Maradona il nostro avversario. Giustamente, giocatore di classe infinita. Poi Barella qui si addormenta per un attimo. Rodri, peccato, Barella ha provato a fare questo passaggio. Palla che non è passata purtroppo dove sperava. Bellissimo 1-2. E poi Pavard, chiudere tutto. Può ripartire l'Inter con Frattesi. Per Marcus. C'è Marquinhos che è sempre stato in vantaggio in questo caso. Bella questo numero di Vinicius Junior sulla sinistra. Raddoppiato però poi. Poi un po' di confusione, ma la palla finisce alla fine comunque all'Inter. Bravo qui Theo Hernandez a chiudere. Controlla tanto il pallone il nostro avversario. E Barella. Alla fine Vinicius Junior anche lui a chiudere. Sta salendo intanto sulla sinistra Di Marco. Visto e servito Dima. Guadagna il fondo, il cross al centro. Di nuovo il legno Sanchez che di nuovo riesce a colpire il pallone, ma non becca per niente la porta. Mamma mia, povero Sanchez. È la terza che si mangia dopo un rigore fallito, tra l'altro. Sempre corta. E Michi non ci arriva per un pelo. Allora può andare Bellingham. Non era per lui, ma la palla diventa buona comunque per Mkhitaryan. Niente, ragazzi, di traversoni col piede non col piede debole mi sa che non si possono e non si devono fare. A questo punto, al rilancio di Neuer, finisce il primo tempo 0-0 Galatasaray-Inter, con l'Inter che però è colpevole di aver sbagliato un calcio di rigore. E un paio di occasioni clamorose con Sanchez, forse una molto più clamorosa dell'altra. Forse l'altra neanche, l'ultima neanche così tanto clamorosa. Qui un po' lento Dima, però la palla arriva comunque al Nino Sanchez.
Che bello questo intervento. Che brutto errore, peccato ragazzi. Questo è proprio un brutto errore. Poi attenzione. Mamma mia. Marcus Thuram. Prova a calciare Marcus. Di nuovo in possesso, ora possono Ancora riprendere. Marquinhos, ragazzi. Che anticipo sta facendo? Quanti anticipi sta facendo Marquinhos? Poi Neymar è partito, palla al piede. Vinicius Junior. Bellingham. L'Inter che recupera il pallone e prova a ripartire. Squadra riuscita a imporsi sull'altra. Allora Mkhitaryan che chiama Di Di Marco. Marco la salita e poi di nuovo per Colpo Mkhi. all'avversario. Ce l'anticipa però. Qui Grande spessore. molto fortunato nel rimpallo il nostro avversario. Kimmich. Kimmich a cercare il Ligne Sanchez che può andare. Modo per passare. No, raga, non si può fare un cross così però. Sei solo, sei letteralmente solo, non mi puoi fare un cross così, ma mai nella vita, ragazzi. Provando a sfruttare la corsia centrale. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Dumfries ancora il cross al centro, di nuovo Neuer. Raga, questi cross mi sa che questa partita li dobbiamo abolire perché non stanno funzionando affatto. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Vinicius Junior. Frattesi, Dove è velocissimo, arrivato qui riesce a il conquistare palla. difensore? Adeguato trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. No, raga, perché non l'ha presa il nostro Dima? Peccato. Rodri. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. La spazzata da Neuer a questo punto. Continua a giochicchiare lì davanti. Ancora palla. Dumfries. La Dumfries si ferma tutto il tempo per questo cross ancora su Given. Rodri. Passa il No, pallone. raga, ma mi spiegate che senso ha questo passaggio? Che giocata in dribbling. E qui è fallo. Rischia tantissimo Pensavo che perché la ha passasse pochi metri subito. alti concessi. Raga, Inevitabile. decisamente evitabile, ragazzi, non ho parole. Tutto pronto dal dischetto. Allora, Neymar Vinicius contro sembra Sommer. prevedere. Ha cambiato Maradona contro Sommer. Sommer para, secondo rigore parato. Incredibile in questa partita. I rigori non vogliono entrare a quanto Ottima pare. risposta del portiere. Qui fallo. Sbaglia il No, mamma mia, passaggio, raga, viene però. fermato. C'è spazio per andare in contropiede. Poi Marcus Thuram. Pallone profondo. Marcus Thuram. Come arriva bene, come ci arriva bene Given qui. Parata eccezionale. Un intervento d'applausi. Dumfries. Ancora Dumfries. Cross al centro. Ligno Sanchez anticipato. Bravo pare, però alla Grande fine se la va a intensità, riprendere. rischi. Non è detto che finirà così. Pallone interessante, in verticale. No, raga, ma come? Me lo spiegate, vi prego, Rodri può andare. Vinicius Junior. Sicuramente la partita è stata fino a qui interessante, meglio di quanto suggerito dal Può andare ancora risultato. Frattesi. Palla a cercare la profondità. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Non Interpreta il movimento passa, della non difesa. passa, ragazzi, abbiamo provato ad infilarci centralmente. Possede la palla ed evita complicazioni. Recupera Brutto errore palla. qui tesina Rodri. Ecco Perfetto. Vede lo scatto e cerca la si è profondità. inserito Ecco alle spalle del marcatore. Il cross. Cross bruttissimo tra l'altro, mamma mia ragazzi. Squadre si Doppio accorciano. rigore sbagliato. Misteriosa Da un ripresa. lato e dall'altro, qui praticamente la squadra è tutta a terra. Un po' di cambi. La difesa invece è abbastanza bene. Dobbiamo cambiare tutti quelli davanti. Decisamente esausti. Purtroppo.
Quanti errori, ragazzi, quanti errori, quanti errori da lì davanti. Anche un paio di gran belle parate di Neuer, però dobbiamo dirlo. Ma più che altro il Nino, ragazzi, si è mangiato l'immangiabile. Che non passa, attenzione. La deviata in qualche modo, ma il rimpallo fuorisce ancora il Galatasaray. Papà che spazza. Non c'è più tempo, ragazzi. È 0-0 con due rigori. Uno sbagliato completamente e l'altro parato. È 0-0. Il primo episodio di questo mercoledì. Partita che forse qui pareggiamo anche perdiamo anche dei punti perché il nostro avversario mi pare fosse più in basso di noi. Perdiamo dei punti, ragazzi, anche perché era più in basso di noi. Esatto. Peccato, ragazzi. Si poteva fare decisamente di più. Partita che in realtà si poteva mettere molto bene lì con quel calcio di rigore guadagnato da Mkhitaryan. Alla fine, ragazzi, il pareggio è il risultato. Cosa ne pensate? Il risultato giusto? Scrivetemelo qui nei commenti. Io vi ringrazio per aver guardato. Ci vediamo alla prossima.